Un accordo importante, una manifestazione interessante, un rapporto forte con i prodotti del territorio grazie all'accordo che avete stipulato con Campagna Amica e Coldiretti. Sì, di sicuro è un accordo importante, è già da tempo che era in cantiere, ormai sono 5-6 mesi che abbiamo cominciato a lavorare sul progetto. Oggi si formalizza questo accordo, credo che i cuochi e i ristoranti siano gli ambasciatori naturali della comunicazione del prodotto tipico di eccellenza. Al cuoco anche la tecnica di saperlo cucinare, saperlo evidenziare, sicuramente un accordo importante e poi anche una cosa molto etica, nel senso noi abbiamo un attaccamento al territorio sia nella valorizzazione ma anche nella ricaduta economica, per noi è un enorme piacere sapere che questi grandi prodotti vengono serviti nei nostri ristoranti, ma è anche un gran piacere sapere che un'economia va a finire magari a chi lavora tutti i giorni e produce dei prodotti del territorio molto buoni che richiedono tanto sacrificio. Questa idea nasce anche per valorizzare dal punto di vista turistico, no? Questo territorio che viene valorizzato al massimo con una filiera cortissima dal campo alla tavola. Sicuramente, i ristoranti hanno bisogno di prodotti del territorio. È vero che in una città si può arrivare per l'arte, si può visitare una città perché ci sono tante cose artistiche belle, mostre e quant'altro. E è vero che in una città si può arrivare più volte nella vita per vedere queste iniziative. Ma è anche vero che attraverso la ristorazione, il buon mangiare, l'ospitalità, si può andare a visitare una città anche più volte. Quindi noi crediamo che sia un enorme valore avere una ristorazione buona, di qualità, con dei prodotti di eccellenza e un'ospitalità curata.